da un reato violento, va bene che la ricevuta per quella parte non andrà a coprire il fondo, ma per il restante sì. Vuol dire che se uno ha ricevuto per quel fatto da un'associazione privata o da un ente pubblico 1.000 euro e ha un danno di 20.000 euro, i restanti 19.000 euro il fondo glieli dovrà dare. Almeno la differenza tra uno e l'altro dovrà essere fatto. Allora, come previsto da questa norma, assolutamente non è chiaro. Non è chiaro e noi lo vogliamo specificare perché è ovvio. Se lo si chiede a un bambino delle elementari, già si capisce che una somma che è stata data non può essere tolta semplicemente perché è stata data in parte magari di un quinto. E quindi se il soggetto ha ricevuto delle somme, che almeno il restante delle somme vengano integrate dal fondo. Grazie. La ringrazio, onorevole Cominardi, a titolo personale. Grazie Presidente. Ormai giunti al termine della discussione, mi viene da dire, ma chi potrà beneficiare di questo fondo? Letti tutti i vincoli, il vincolo reddituale, il vincolo diciamo di carattere giuridico se un probabile beneficiario magari ha una causa a suo carico, fino ad arrivare poi al vincolo legato ad aver percepito delle somme sia di carattere pubblico o privato. Quindi io mi domando quanti saranno e chi saranno poi i percettori, chi beneficerà effettivamente di questo fondo vittime? Nessuno mi viene da pensare, e questo è paradossale, quindi è chiaro l'intento del governo di far sì che tutte le vittime di reati intenzionali violenti rimangano tali, quindi quello che vi interessa a voi è di uscire dalla procedura di infrazione, punto e basta. Vorrei capire anche di questi fondi, di che cosa si tratta. Si tratta, come diceva il collega Ferraresi, di associazioni che magari fanno delle donazioni volontarie a queste persone? Si tratta magari anche di un'assicurazione privata che li indennizzerebbe magari anche di entità molto, molto piccole? Fate veramente un ragionamento e chiedo a questo punto un intervento del governo perché è allucinante che se ne stia zitto per ora su un tema così importante. Grazie. Grazie, onorevole Pini. Come relatore, Presidente, cambio il parere, non avevo compreso il senso assolutamente corretto dell'emendamento a firma del collega Ferraresi, Cominardi, Agostinelli ed altri, quindi il parere cambia da contrario a favorevole. La ringrazio, onorevole Pini. A questo punto lo poniamo in votazione, contro la Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza e la votazione aperta. Ci siamo? Bargiu. Ribaudo. Brignone. Vargiu, Presidente Vargiu non riesce a votare. Provi.